Ultimi due video demonetizzati, dai! Siccome non c'è due senza tre, vai con la seconda parte del segno del buoni. Per chi mi chiede di Harry Potter arriva a ottobre, tranquilli, inizio ottobre dovrebbe arrivare. Nel partesodio preview prima. Sì! No! Yeah! No! Ti vuoi specchiare nei miei occhi blu? Ti prego non resistermi, tu sei mio, tu sei mio, sai. Va, ridendo e scherzando. Sono passati 3 anni. E ridendo e scherzando, ridendo e sterminando, altro che... Berserk parte 2, l'epoca muore, ricomincia con cazzo una merda. La sfida tra umani la va vinta, lui è l'essere umano più forte e voi non lo sapete niente. Ma mo che il nemico sta nella fase 2 ed è diventato un minotauro con problemi coniugali, che può fa? Rotola. Però è in fatrol. È stato bello finché è durato. How could this happen to me? No, arriva la cavalleria. Zod non la prende bene, perché questo è un momento intimo per lui. Ah! E li smassa proprio. Solo che questi schioppano, come giusto che sia. Quando fa cazzo, rotola. Perché? Vabbè, ritiramose. Ma siete appena arrivati. Griffiths, che non è uno che rischia per le pedine, sono tutte pedine per lui, rischia la vita per una pedina. Ed è proprio quello che Casca temeva. E ti fanno capire che Griffiths tiene a Gatsu più di quanto dovrebbe. Ce la possiamo fare insieme. Questo minimo è bisessuale, dai, bisessuale. Dinamico duo attack. E Zod riabbozza. Mamma mia, Zod, tu certo anni a squartà dovresti essere morto 2 volte. Te fai mena dai tinecerini. Ma non è morto, è codate. Gatsu sbatte per terra per la 7.427 due volta. E per Griffiths è la prima codata. No, Griffiths, no, ce lo rovini. Il sogno, l'utopia, il messia. Se siamo divertiti, ora devo proprio a... andare? Massarvi. Il souvenir cubista fa capolino. Zod si ferma. E che è successo? Che è quello, il pass per entrare in discoteca? Che c'hai? Sei tipo il buttafuori. Esatto. Ma come esatto? L'uovo del privé dominatore, l'uovo del re dominatore. Capisco. Ma cosa? Zod capisce e se ne va. Anzi, prima profezia. Eppure qua è profezia di rotter cazzo. Basta che è profezie. Tutti profezie, ma noi... Se sei suo amichetto. Attenzione a sta parola, amico. Col senno di poi con vista a fine film. Vabbè, va, ci vediamo dopo. Se sei amichetto di questo metto, quando i sogni di costui si compiranno, compiranno, compiranno. No! Si infrangeranno! Ogni sua ambizione gli verrà negata! E me sbagli la profezia, cazzo! Ma come si compiranno i sogni dei costui? Che fa? Compi i sogni e poi fa pure la merda! Allora devi essere proprio infame! Si infrangeranno e allora va tutta a puttane, no? Ho fatto io la profezia! Porca... cioè, ma dai! Ma porca puttana! Cioè, vabbè, ha sbagliato di poco! Proprio il contrario! Compiranno, infrangeranno, vabbè! Allora la morte verrà a prenderti e da essa non potrai fuggire! Però ha sbarato le mozzarelline! Eh? Sto cazzo! Vabbè, vado! E io non te faccio passare! C'ho pure le ali, a bello! E lo vedi che sono tutti Shinigami! Immortale con le ali! Ha sacrificato qualcuno per arrivare là! Oh, mazza, Zod c'ha tutti gli optional! Ma che cos'è quello? Un demone! Un aereo! Superman! No, Zod!
Gatsubasito. Però è sarvo, quindi buono così. E mica tanto. Griffiths l'ha accusata, l'ha codata. E vabbè, ma t'ha colpito una volta. Con me ci ha spazzato gli arazzi. Alzate su, fighettina. Lo vedi che sembri una donna? C'hanno ragione i commenti. Lui è delicato. Beh, è vero, albino, cazzo. No, è raffinato. Un piccolo fiore da proteggere. Vaffanculo, è colpa tua. Lo vedi, io sapevo che sarebbe successo. Io ho sempre detto, lo tratti troppo bene. E a me invece non ci pensi mai. E io ti amo. Mi ha salvato quando ero piccina, non l'ho mai dimenticato. Ma mica io ho detto io d'entrà. Ingrato! Transizione. Gatsu si è già ripreso alla grandissima. Fattore rigenerante chi? Ma levate! Che fai figure di merda te, levate! Griffiths! Questa pelle. Ma dai, cazzo. Appena scodinzolata di Zod. E infatti si discute di Zod. Tranquillissimi. Dovrebbero aver cervello fritto. Hai visto, quello era un mostro? Già, va contro tutto quello che è logico in sto mondo. Ve'? Vabbè, ma quel ciondolo... Oh! Avete scoperto che esiste il sovrannaturale, ma per davvero chiamate qualcuno! Già che non siete crepati in la secchi d'infarto, traguardone! Questo ciondolo l'ho comprato da una zingara! È il Becelit! È il Becelit! 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 La J è muta, tu zia è muta. Può essere, non ho mai conosciuta. Oh, io ho sempre chiamato Becelit, magari è Belit, vabbè, lo ammetto, lo accetto. Proviamo Becelit. No, ok. Dicono che chi lo indossi è destinato ad avere il mondo. Beh, mi sembra molto comodo. Che cazzo ti impegni a fare? Dacci a quel coso. Che cazzo ci impegniamo a fare nelle guerre? Magari è vero. Certo, è che se fai quegli esercizi il pene ti si allungherà di 14 centimetri. Ah, sto per morire. Grazie. Che c'è? Sto coso mi ha fatto l'occhiolino. Piaci pure a lui. Ti fanno vedere un'altra volta la faccia bambina di Griffiths. Oh, sto lato te lo fanno vedere, il lato psicopatico un po' di meno. Gatsu, sotto sotto, condivide le preoccupazioni di Casca e gli chiede perché ha rischiato così tanto per salvarlo. Per salvare una pedina. Tu c'hai grandi progettoni, il messia, l'utopia, tutti credono in te. Perché l'hai fatto? E non mi di... Dai! Ma che ne so. Così, serve un motivo? Filosofia, portami via proprio! Bellissimo, bellissimo sto fumetto, leggetevelo, cazzo! No, sto film, mannaggia! Come sta la mia squadra di scudi umani preferita, eh? Pochi re! Meh! Ammortissima! Vilipendio! Alto tradimento! Ma e voi? Damn, it feels good to be a gangster. Gatsu, cuccia, su. Ah, sei mio. Ok. Vabbè, dai, fratello. So, ragazzi. Il re si complimenta perché è grande fan della squadra dei falchi. Ma gli altri nobili sono come i classici datori di lavoro. Non danno credito alla gente. Mercenari plebei venuti da fuori. Fuori dai ball. Liberiamoci e ripartiamo. Rusparatro. Ma lui mica è di colore. È bianco, albino, bellino. Tiè, va che figura in salotto che ci fai con questo. Razzista. Frase standard di Griffiths. Maestà, lei mi lusinga troppo. Sbuca una fanciullina, la principessina Charlotte. Nome base delle principesse, starter pack proprio. La figlia del re, e grazie al cazzo della principessa. Fan dei chopper, a quanto pare. Ma perché timidina? Chi è quella signorina? Fatti i cazzi tua, non ti deve interessare. Cosa? Mia figlia. Vieni Charlotte. Qui, saluta l'immigrato. Arrivaci, aspetta. Vieni Charlotte, qui, saluta l'immigrato. Poraccia pure questa porca troia. Qui Charlotte, qui. Ah, è timidina. Quanto c'ha? Quasi 16 anni. In anni di principesse quanti so? 16. Vabbè, ciao. Il re e tutta la corte sua se ne va. E possiamo ammirare un bellissimo evento della natura. Una cucciola di principessa cerca di seguire il corteo imitando il padre. Ma la natura sa essere crudele. E non tutte le principessine superano l'inverno. Charlotte tenta a scendere le scale. Manca a scendere le scale, buona. E poi dice che è la natura, devi morire. E non va. Addio, Charlotte. I traumi cranici te fanno ciao. Salvataggio di Griffiths, incredibili amici! Non so capace. Dreams are my reality, the only kind.
Però me levi il braccio dei zin. Grazie. Hai osato toccare la principessa! Incidente diplomatico! Tagliategli le braccia! E o vedi che non te regoli proprio! Cioè, hai capito come stiamo nel medioevo? Questo non può toccare la principessa non si può toccare! Anche se l'ha salvata dai traumi e prognosi dei 7 giorni, non va bene! Boh, pizzone! Ok, è ora di squartare la famiglia reale! Cosa hai detto, plebeo? Ok, è ora di squartare la famiglia reale. No, è tutto a posto. So io che sono andato a sbattere contro la mano del conte. Anzi, mi scusi. Va bene, ma che non succeda più. Giorno di caccia. Porca puttana, non me rendono Griffiths. Hanno fatto la faccetta bella, che l'hanno fatta bene. Lo vedi che io te lo dico quando fanno una cosa bene. Non me fanno la fascia te pio per culo di Griffiths. Non è reso bene. Guarda lì il frame. Uno sguardo vale più di 1000 parole. Dov'è lo sguardo che vale le parole che sto dicendo? Non rende, non è la stessa cosa. Perché qua Julius capiva che lo stava a pià per culo. Lui c'ha proprio le crisi esistenziali. E qua non lo capisci, qua è buttato tutto superficiale. È questo che mi fa rosicà. Superficiale, basta 2 secondi in più. Non ti dico che devi allungar brodo. Ti dico metti le cose giuste. Vabbè, caccia la volpe. Proprio gli stereotipi che sacrificano altri stereotipi per rimanere in vita. Nobili, caccia la volpe. Vabbè, ma ci sta. Oh, pena volta se riposiamo e non rischiamo vita. Sì, ma che palle! Quando ricomincia la guerra? Io mi sento a mio agio solo quando uso questa. Cioè, hai capito chi è questo? Ma perché c'hai traumi che tu non sai? E qui c'è uno dei due pezzi, forse tre, dove Colcas c'ha proprio ragione. E mo ma rotte il cazzo, pazzo malato! Ma cosa dici? Rigget! Eccolo! Ma ancora non l'hanno presentato! Ma che davvero! Ciao, mi chiamo Rigget! La prima cosa che dice Rigget, pure de spalle! Eppure una cazzata! Perché Colcas c'ha ragione! Stiamo qui! Dopo anni dei incubi, ma ti rendi conto che potevamo morire da un momento all'altro? Tutti i compagni caduti! E te lamenti! Ma ringrazia Flora! Che siamo ancora vivi e stiamo a far carriera! Bravo Colcas! No, buh, cattivo! Codardo! Mannatevi a fanculo tutti. Pure Charlotte non si diverte perché è contro la caccia. Ah, volpettina! È un po' la pacifista della serie, Charlotte. Contro la caccia, contro le guerre, contro la violenza, contro queste cose. E mentre tutti puntano alla volpe, Griffiths punta a lei. Principe, come andiamo? Non proferire parola alla principessa! No. E insomma, tutti questi uomini d'arme sono così rudi, che schifo! Oh mio Dio, la principessa ha scorreggiato? Signor Griffiths, lei mi sembrava simpatico. Forse gliela davo pure. Ma lei è l'unico che ha sentito e deve morire. Ah no, è Griffiths. Che ha frequentato il Dams. Primo foglista dell'orchestra apostolica. Ma che sto a dire? La principessa è colpita da questo gesto, ma proprio da quest'uomo, da questo ragazzo contadino così diverso dai nobili o cavalieri che puzzano di cavallo a cui lei è abituata, visto che è cresciuta sotto una corazza di vetro, non una campana. E giocano spensierati. Ci provo anch'io! Eh? Quasi, dai. Vedi come mi guarda questo? Julius Giulio intanto parlotta con uno con la balestra. Hanno tagliato altra roba, ma ok. Aspetta, ma dove sta il pelato? Il pelato! Cazzo, manca pure il pelato! Varys, tra l'altro! Cazzo, ma sono tutte uguali ste serie, eh? Il pelato è Varys. Vabbè, stanno a tagliare gente che mi fa del male dentro. Suddenly, cinghiale. Do cazzo sta a romper Baratheon? Do sta? Ha sbagliato serie. Pork! Vabbè, ammazzo tuo padre, è sempre un re. Dai, il cavallo se ne accorge dopo. Pofferbacco, un cinghiale. Sono costretto a imbizzarrirmi. Corro spaventato.
la principessa in pericolo di vita. E vabbè, cliché su casciavo, la principessa, cliché a stecca. Una volta che è uscita dal castello poi, oh, indovina chi corre a salvarla? È il momento. Ma per fa cosa, oh? Vado. Ma per fa cosa, oh? Giulio! Oh, hai capito benissimo. No, Griffiths, no, ce l'ho rovinata, il messia! Puntavo tutti su di lui! Griffiths richiappa la principessa. È l'uomo pipistrello. E il cavallo si scusa. Principessa, mi perdoni, ma noi cavalli siamo avvezzi allo spavento, perché abbiamo un cervello molto piccolo rispetto al corpo. Infatti siamo più stupidi degli asini, lo sa? Ma siamo belli, e quindi il termine dispregiativo è sei un asino, no sei un cavallo. Capito le ingiustizie? Pori cugini asini, tu non mi sembri tanto stupido, però. Ah, ok. Ho avuto tanta paura. Boh, 8-9 minuti da quando si sono beccati. Se siamo giocati alla principessa. Innamoratissimo ormai. Ma Griffiths mica voleva questo, eh. Voleva solo fare amicizia. Tutto quello che ha detto o fatto è stato completamente disinteressato, eh. Sì, sì, te giuro. Che non te fidi. Oh, ci tengo. Ti proteggo io. Tell me that it's true. Ora sei al sicuro. Feelings that aren't you. Inserire frasi che fa rincoglioni le donne. Something special about you. Basta, Griffiths! L'hai convinta, basta! Questo tizio è Light. Come ho fatto a non arrivarci prima? L'ho dovuto rivedere adesso per capire che Light se sono ispirati. Se sono ispirati per forza per creare Light. Disturbiamo? Trovatevi un baldacchino! Che simpatici! Freccina! Tyrion! No, quello di prima! Sì! No, Griffiths! Dobbiamo costruire il regno! Aveva capottato pure la principessa! Aggiungiamo traumi alla principessa! Ciao, Sansa! No, Sansa è casca! C'è sta pure l'assonanza! L'assosanza! Giusto! Oh, ragazzi! Sono una principessa! Te stacco le braccia e ci strosso tuo padre! Dimmi che hai visto! Io non lo sapevo che la vita fosse così! Griffiths non si muove. Aridaglia sta rischia per morire, e bah! Casca, da sempre innamorata alla follia, realizzata essere il vero Jorah della serie. Tutti piangono. Scherzone! Griffiths è vivo! Con una freccia in petto! Ma vivo! E sale, va così! Ah, ma non c'è sangue! Ah, ma non l'ha preso! È solo intrisa di veleno. È solo intrisa di veleno. Dici? A me non mi pare! Ma mettilo un verdino sopra che almeno ce lo fa capire, che ne so! Ma come te sei salvato? Grazie a questo! Sempre lui! Questo mi ha protetto e così farà per sempre. No! Lui dice che culo! Bucio da culo! Che culo Griffiths dice? Lo dice perché si è stupito pure lui! Così pare un truzzo, lo sapevo benissimo! Che ci crede! Ma che davvero! No, che culo! Pure lui si stupisce della sua fortuna, è molto più bello così che è un essere umano! Ma vaffanculo però, eh! E infatti tutti? E vabbè, ma che culo, sì, ma questo non è culo! Sono gli altri che dicono che c'è qualcosa che non va! Stanno a svaccare le scene, stanno a svaccare un sacco di scene! E così farà sempre! Ma vabbè! Gazzo va a cercare chi è stato! Ma Griffiths lo sciocca subito. Porc, ci ha visto? Eccolo lo sguardo! Ecco l'occhiata che ti dico sempre! Con l'effettino, senti? Quello che te fa capire è Griffiths. Perché solo adesso? Perché? Perché non con Gatsu, non prima con Giulio? Allora lo sapete fare, non sono io pazzo! Più sbarrati sti occhi però, vabbè dai. Per questo veleno, loro. Chiudi la scena su lui basito. Poi, fondue al nero. Cosa? Deve essere molto costoso questo veleno. Lui dice, e tu spettatore che non sei un completo deficiente e ti fanno usare le meningi, capisci che lui sospetta. No, per questo veleno, loro. Ma che... Ma non capiscono che così è mediocre. Ma forse è solo adattamento sti pezzi, eh. Ma chi l'ha scritto i testi? Eh? Trovatelo. Vabbè. Violenza sui minori. Ah, eppure questa. Check. No, si sta allenando. È il figlio di Julius Adonis. Cazzo di nome Julius. E qui vediamo un po' del lato umano di Giulio. È il classico ragazzino che vuole che il padre sia fiero di lui e quindi si allena. Si è fatto male? No, 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 no. Aia, porca troia. Capito?
Piccolo angelo. Fuori dal castello c'è Kakashi. No, Ezio Auditore. Gatsu mascherato. No, è Kakashi. Corre come ninja. No, è Gatsu. E che ci fa qua? Flashbackino. Bisogna ammazza Giulio. E dai, ma questo è un omicidio. È diverso dalla guerra, dalla battaglia, dove hai il nemico davanti a te. Questo è uno sporco assassinio. Moralmente è tutta un'altra cosa. Un conto è la maledetta guerra, un conto è andare dentro le case della gente, che poi lo vedi, c'hanno ragione gli immigrati. Ma non lo dice. No, niente raga, e perderò i fan e mi sono rotto il cazzo. Sto film è brutto. Brutto! Brutto! Le scene sono belle, l'animazione, ma non ti fanno capire i veri motivi per cui la gente fa le cose. Adesso Gatsu scapoccia, spoiler, ma per questo, perché la differenza tra omicidio e guerra. Così non empatizzi, non ti fanno usare il cervello. Lo stai capendo che qua Gatsu si trasforma da guerriero ad assassino? No! E allora lui gli dice, ordina, come sempre fatto. Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. È diverso, Gatsu. Questo è un problema, dobbiamo ucciderlo, ma vaffanculo, va. Sto cominciando veramente a rosicare. Perché non vorrei che hanno preso più berserk che ammassamenti, splatter. Che ce frega, la gente vuole vedere questo. E non il motivo per cui la gente fa le cose. Torniamo a casa di Giulio, che rosica perché il suo piano da ammazza Griffiths si è trasformato in Griffiths eroe e salva la principessa. Da freccia pagante. Pensate, pensavano fosse diretta la principessa. Ma da quello che dice lui non te lo fanno capire. Oh, c'è vento. Oh, c'è Gatsu. Oh, che cazzo. Vai, generale del drago bianco! Hai preso la spada! Fagli vedere che vuol dire essere fratello del re! How could this happen to me? Addio Julius, eri un personaggio molto più profondo di quello che hanno fatto vedere. Invece ha fatto solo il conte cattivo. Però vabbè, il pacchetto azionario. Nara, tu sei quello di Griffiths? Soi, hai vinto un viaggio nell'aldellà. You lose. Continue. No, Napia così bene, Gatsu. Si in paranoia. Per il motivo che ti ho detto prima, omicidio guerriero. Cazzo, questo è un omicidio. Ma siccome non te l'hanno detto, tu vedi solo che fa le faccine a caso. Non c'è tempo, vi traumi. Arriva qualcuno. Azz. Stanno a tutta schifio. Vabbè, danno collaterale. Eo, è la guerra. Abbiamo tutti delle colpe in fondo. Adonis, il ragazzino, il pupetto. Piccolo angelo, Mr. Gatsu, I don't feel so good. More malissimo, sbratta sangue. Questo te lo fanno vedere nel trono del muori, eh? I ragazzini che sbrattano sangue e ci sono arrivati. Demonetizza YouTube, demonetizza. Guarda, ragazzino che sbratta sangue, cazzo. Guarda YouTube, guarda. Oh, e dai, 10 giorni a gratis pure sta botta. Gatsu ora, oltre al fatto che stava impisciato per l'omicidio, c'ha pure l'infanticidio sulla coscienza, nel curriculum. E non ti manca proprio niente, eh? Ovviamente non se ne era accorto che era un ragazzino. E non ci rimane troppo bene. Beh. Ma non c'è tempo per traumatizzarsi. Ci sono le guardie, Biggs e Wedge. C'erano le guardie, Biggs e Wedge. Ma quelle sono le guardie, vabbè. Il ragazzino, no. E ora mi rendo conto che i drammi di Gatsu così non li capisci. Perché devi vedere il passato con Gambino e Donovan. Donovan, dovrei spoilerare Donovan. Spoiler sul passato prima, non lo so, i film 2. Gatsu viene, demonizzazione, portami via. Violentato, piccolo angelo, da un nero gigante. Non glielo fate da Salvini. Stasera è così, te l'ho detto. Che ti aspettavi? Te l'ho detto che è come i libri di Martin, no? La serie. Infatti io mi sto preoccupando perché c'è sta gente che sta a iniziare a berserk e io ve sto a indicare i traumi come è successo a me. Mi sento in colpa, raga, andateci piano, perché non finisce bene. E non vorrei che i flashback di prima fossero il loro cavassela del passato di Gatsu. L'epoca dell'oro inizia da là. Da piccino subisce sta cosa. Per questo nessuno può toccarlo. Non mi preoccupate, Donovan morì il giorno dopo. Grazie a Gatsu. Ma lui si sente un mostro, come Zod, ma anche come Donovan, perché in futuro si sovrapporrà pure a Donovan. E il ragazzino è lui da piccolo, perché ha distrutto un'innocenza, capito? Ma mo se te devo spiegare il passato, lasciamo sta. Quindi adesso tu non lo puoi capire, Gatsu, quanto sta a soffrire. Però così è un bastardo che ha ammassato un ragazzino e quasi te sta sul cazzo, Gatsu. Cioè, no, a non sapere ste cose. Come fai a empatizzare con Gatsu? L'ammassa bambini. Io spero che tu abbia letto pure il fumetto, cazzo. Il servo di Julius, giustamente, si incazza. Chi ha ucciso il conte? Volete veramente sapere chi è stato? Sì. È stato sto cazzo.
Sì, ve lo giuro. Sto cazzo! Pure il pupetto! Ma manna l'ha letto! Ma voleva andare a trovare il padre! Trovatelo, ammazzatelo! Lo so, questa è una tragedia, c'ha ragione. Capito, pure se hanno messo dopo il passato di cazzo, non ha senso perché lo devi sapere qua! Niente, squartamenti, questo è importante. Questo conta? Bah, son troppi, cazzo se butta, fine, per me non conta questo. Niente pezzo della fogna dove cazzo scapoccia e si paragona a Donovan. Ma è giusto tagliarla perché non sai un cazzo, è giusto che hanno tagliata. Tutti al baretto, Rickett chiacchiera, ma lo volete almeno presentare? Questo personaggio, l'unico che vaffanculo. Spoiler. Oh, io sono partito tutto contento pensando che fosse un bel film. Sto rosicà. E che devo dire? No però sto cazzo. Mo qualcuno mi dirà, vuoi gridare per forza? Ma mi dici pure i motivi per cui io difendi, cazzo. Gassu li raggiunge devastato psicologicamente. E gli si accolla pure casca. Stai sempre in giro, devi rimanere qui con noi. Quando imparerai che è successo? Non ho ancora finito! Griffiths passione arrampicatore sociale è al Palazzo Reale. Grande festa alla corte di Dordrey, Lady Oscar, sto giro sei tu. Maria Antonietta non vede l'ora, la storia è così super giù. Oh Lady Oscar, primo cartone LGBT. Griffiths, in modo completamente disinteressato, invita a sedere la damigella sul suo mantello. Donne, ma non lo trovate un Lord Oscar così? Gassu vorrebbe andarlo a salutare, ma casca lo stoppa subito. Ma do cazzo vai, io tutto sosso, non io va a far figure con la principessa. Sei pure ferito, ha un buco grosso così sul braccio. Ma non te darmi nuovo fastidio. Te ci metto una pezza io, dai. Ma ora che poi finiamo insieme, eh? No, ma che? Io amo Griffiths! E rosico pure io! Perché non ci possiamo avvicinare, ma apparteniamo a mondi diversi. Lui se deve trombare le principesse. E io non sono una principessa! Ah, Giora! Ma Gassu non ci vuole sta. Perché non posso andarlo a salutare? Io e lui siamo amici. Amici! La principessa, sempre più pacifista, non capisce perché gli uomini si facciano la guerra anziché dialogare, cooperare, giocare con le bambole. Ci sono molti motivi per combattere, per conquistare, per l'onore, per proteggere chi ami. Ma in realtà l'unica cosa per cui vale la pena combattere è per un sogno. Ma me lo stai a dire per datte in tono, per rimorchià, e frasi effetto. Chi te se incula? Per una volta in vita sua è serio. Ok, scusa. Per i sogni gli uomini sono disposti a morire, ma è anche ciò che li fa andare avanti, che gli dà speranza. Non importa il livello sociale o dove sei nato. Dopotutto io ero un ragazzino di campagna e ora filosofeggio con una principessa. Ma fateglielo di, guardalo! Le tecniche marpionatorie dei Griffiths, guarda che bella scena, era da vederla, mannaggia. Un frame, cazzo. So quadri i disegni dei Berserk e tu me li svacchi così. Io non sopporterei di vivere sballottato dal flusso degli eventi così. Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire. No, per questo io combatto, per il mio sogno. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Però, il discorso del sogno non l'hanno svaccato. Bravo! Oh, bastone e carota pure sto film, oh! Sto discorso è fantastico, come colpì all'epoca. E infatti colpisce pure Gassu, che ha sempre vissuto in bilico tra il voler morire, ma quella spinta che gli dice no, sopravvivi. Sogni. C'ho da pagare bollette. E chi ci ha mai pensato? Fino adesso. E quindi tu e i tuoi amici combattete per questo sogno? No, ma che? Ma come mai rincoglionito fino a mo'? No, nel senso che non sono miei amici. Combattiamo per il sogno, ma è il mio sogno. Ma allora sei stronzo, non gli vuoi bene? Sì che gli voglio bene, sono miei compagni. Mi stanno dando una mano a realizzare il mio sogno. Ma amico, amico è uno pari a me. Amico è uno che ha un sogno, come me. Sbam, sassate su Gassu. Che dicevi? Siamo amici. Capito? Stai capendo veramente Gassu? Sei solo visto sti film, io spero di no. Harry Potter all over again. Gassu vuole essere amico dei Griffiths, non sottoposto compagno.
compagno, chiamalo come ti pare, anche se dovesse andare contro di lui, perché questo fa un amico. Tutte crisi esistenziali per Gatsu oggi. Principessa! Non mi disturbare mentre parlo con l'unico uomo che riesce a dire qualcos'altro a parte Escile. Suo zio è morto! Vabbè, allora passi, dai. Ma che cotte Julius? Sì, e l'anello che fine ha fatto? Se non restituisci quel maledetto anello, tu non sarai mai libera. Giorgio, non mi interessa più la libertà. Ma è assurdo. Eppure il suo cuginetto! Ma che c'era l'offerta? Tutto è andato secondo i piani e Griffiths viene a saperlo senza che Gatsu io vada a dire. Mo se non mi fanno lo sguardo perfido alla Kira, tra l'altro, porca troia. Scaposcio. Eccolo, questo. E che cazzo. Eccolo. Ma lo vedi? Ma non perché lo voglio uguale, ma per farti capire come ragiona Griffiths. Una faccia così vale più di mille parole. Non so più come spiegarlo. Non rende. Adoro i piani ben riusciti. Fine. Rega, ma chi l'ha fatta sta cosa? Ma chi l'ha scritta? Ma perché mi fate vedere le cose? Io spero che tu abbia capito perché lo reputo mediocre. Spero. Perché se devi tagliare le scene vitali, falli quattro dei film, o non li fare. Oppure taglia un po' le battaglie. Ma dei pezzi vitali, quelle che ti ho detto, li dovevi mettere. Perché una storia è bella e la gente ci si appassiona per dei motivi. È sempre lo stesso problema. E uno che non sa un cazzo di Berserk, che vede questa roba e non ci si appassiona. No. Come fai a affezionarti a Gatsu? Parti da Gatsu bambino. L'età dell'oro parte dalla nascita. Dalla nascita da una madre impiccata. Il bambino maledetto. Ma invece così è uno Gatsu, uno che bene le mani. Ammazzi i bambini. C'ha un po' di crisi. Boh, fine. Griffiths, bene o male, si capisce, ma non gli hanno reso giustizia. Judo, non pervenuto. Pippin, non pervenuto. Colcas, un po' l'hanno messo, bravi. Hanno messo i pezzi che c'ha uno senso de Colcas. Bravi, te lo dico, bravi, quando sei bravo. Righet! Sto film m'ha ferito. Sono partito bene, sto finito. Guarda, senti, porca puttana. Alla prossima, ciao ciao. Te spoilerano pure tutti i pezzi dopo, va. Va, troppo!